La Commissione Urbanistica, presieduta da Carlo Iannello, e la Commissione Ambiente, presieduta da Carmine Attanasio, si sono riunite per un'audizione del sovrintendente ai beni architettonici e paesaggistici, Stefano Gizzi. Era presente anche l'assessore all'urbanistica, Luigi De Falco. Il presidente Iannello, dopo aver rimarcato la volontà di collaborazione tra la sovrintendenza e l'amministrazione comunale, ha dichiarato che particolare attenzione sarà dedicata ad alcune zone cittadine, come il centro storico, la mostra d'oltremare e lo stadio San Paolo. Mentre il presidente Attanasio ha segnalato anche la necessità di un censimento di tutti gli abusi commessi in città per mettere in atto azioni mirate. L'assessore all'urbanistica De Falco ha evidenziato l'utilità di un vincolo paesaggistico che potrebbe essere un grande deterrente per l'eliminazione dell'abusivismo nel centro storico. L'importante, secondo il sovrintendente Gizzi, in questa nuova era di collaborazione, è procedere con un programma organico, evitando una politica del vincolo come restrizione anziché come tutela. Auspicabile dunque un nuovo protocollo tra il comune e la sovrintendenza con linee guida adatte allo sviluppo della città.